Valar Morghulis, qui Egg della Cittadella, e oggi parliamo dei territori oltre le montagne delle ossa, il misterioso estremo est di Essos, conosciuto come il Remoto Est. Il Remoto Est, una vasta terra di pianure e colline, valli e fiumi che sembrano non avere fine, dove strani dei dominano su strani popoli. Molte grandi città e fieri regni sorsero, prosperarono e caddero qui fin dall'alba dei tempi. La maggior parte di questi è poco nota all'Occidente, i loro nomi da lungo tempo dimenticati. L'enorme continente di Essos è diviso in due parti dalle montagne delle ossa. Ad ovest di queste si trovano le regioni di cui abbiamo già parlato in video precedenti, come il mare Dothraki, la Desolazione Rossa, Khart, la Baia degli Schiavisti, la Penisola Valiriana e le Città Libere. Ora invece vediamo i più misteriosi territori ad est di esse, ma prima parliamo un po' di queste montagne. Le montagne delle ossa, chiamate anche soltanto le ossa, sono un'enorme catena montuosa che si estende dal mare dei Brividi a nord fino al mare di Giada a sud. Esse prendono il nome dalle numerose ossa di persone, cavalli, giganti e altri animali e creature che si possono trovare in questo territorio inospitale, che comprende fiumi, canyon, caverne e le montagne più alte di tutto il mondo conosciuto. Le ossa si estendono su un territorio così vasto che mentre la parte più settentrionale è coperta di neve, a sud, nei pressi della Desolazione Rossa, le montagne sono soggette a tempeste di sabbia. Tra le montagne sono presenti centinaia di passaggi e sentieri, ma ci sono solo tre strade abbastanza grandi da permettere il passaggio di un esercito. E ognuna di queste, una volta oltrepassate le ossa, conduce a una delle tre grandi città-fortezza che stanno a guardia del passaggio. La Via dell'Acciaio parte a ovest da Vaes Dothrak e passa dalla città-fortezza di Kaya Kayanaya, per poi arrivare fino a Città dei Mercanti. La Via della Pietra, pur partendo sempre da Vaes Dothrak, passa invece dalla città di Samiriana, per poi scendere verso sud fino a Bayas Abad, la terza città-fortezza, raggiungibile anche da ovest con la Via della Sabbia che parte da Khart. Le tre città-fortezza di Kaya Kayanaya, Samiriana e Bayas Abad hanno origine nel patrimonio di Irkun, un'antica nazione probabilmente connessa al leggendario Irkun l'Eroe, meglio conosciuto come Azor Ahai. Queste tre città hanno la particolare usanza di essere difese da donne guerriere, addestrate a combattere sin da piccole, mentre 99 maschi su 100 vengono castrati e diventano scribi, sacerdoti, cuochi e servitori, mentre gli uomini più forti, belli e promettenti diventano i grandi padri, con il compito di governare la città e di riprodursi. A est delle Montagne delle Ossa si trova il Grande Mare di Sabbia, un enorme canyon desertico che secondo alcuni maestri potrebbe essere un antico mare prosciugato, così come lo Shrinking Sea, un mare interno che si sta prosciugando tuttora e di cui ormai è rimasto solo qualche lago. A nord di questo ci sono le pianure dei Jogosnai, un vasto territorio pianeggiante abitato appunto dai Jogosnai, un popolo nomade culturalmente abbastanza simile ai Dothraki. Infatti sono orgogliosi guerrieri e ottimi cavalieri, però invece dei cavalli hanno animali simili a zebre, detti zorze. Inoltre, a differenza dei Dothraki, non fanno guerre tra di loro e sono più bassi e con grandi teste appuntite, per via dell'usanza di fasciare la testa ai neonati. Ancora più a nord, nel mare dei Brividi, ci sono le Mille Isole, un grande arcipelago abitato da uno strano popolo con pelle verde e completamente senza peli. Essi sono ostili verso gli stranieri e parlano una lingua sconosciuta. Si dice che facciano sacrifici a dei con teste di pesce. Ma nonostante vivano su delle isole, hanno paura del mare e si rifiutano anche solo di mettere i piedi in acqua. A sud del Grande Mare di Sabbia abbiamo invece l'Impero d'Oro di Yi Ti, una delle civiltà più antiche del mondo conosciuto e anche una delle più ricche. La regione comprende pianure, foreste, colline, fiumi, laghi e un grande numero di città, tutte più grandi e belle di quelle dell'Ovest.
Le città principali sono Asabad a ovest, Tiqui nei pressi del Grande Mare di Sabbia, Jinki a est, vicino al confine con le Terre delle Ombre, e Yin, l'attuale capitale dell'impero, una grande città portuale sul mare di Zada nel sud di Yiti. Per comprendere la maestosità di queste città, basta pensare che il solo palazzo imperiale di Yin è grande quanto l'intera città di Approdo del Re. A capo dell'impero d'oro di Yiti c'è un dio imperatore, ma il vero potere è detenuto da centinaia di principi che governano sui vari regni che compongono la regione, mentre al di fuori di questi a comandare sono briganti, signori della guerra, sacerdoti e generali. Nei secoli si sono succeduti imperatori di varie dinastie che hanno spostato la capitale in varie città dell'impero, ma attualmente il dio imperatore di Yiti è Bugai, l'imperatore azzurro, anche se ci sono altri due pretendenti al titolo che dicono di essere rispettivamente il primo imperatore arancione e il 69° imperatore giallo. A sud di Yiti abbiamo il mare di Zada, dove si trovano molte isole importanti, come Grande Morak, la singola isola più grande di tutto il mondo conosciuto, che divide il mare dell'estate dal mare di Zada. A sud di questa c'è l'isola degli elefanti, mentre a est l'isola delle fruste, che come si deduce dal nome è spesso frequentata da schiavisti. Poi abbiamo Marai nel centro del mare di Zada con le sue due isole vulcaniche e le isole delle Manticore che si dice siano piene di manticore velenose. E infine l'isola di Leng, un'isola coperta da giungle e foreste e ricca di spezie e pietre preziose. La parte nord dell'isola è abitata dai discendenti dei conquistatori di Yiti che colonizzarono buona parte dell'isola e fondarono le città di Leng Yi e Leng Ma. Mentre a sud sono tuttora presenti i nativi di Leng, un popolo dalla pelle scura e dai grandi occhi dorati, che è la razza umana più alta del mondo conosciuto. La città principale fondata dai nativi di Leng è Turrani, sulla costa meridionale dell'isola. I discendenti di Yiti continuano ad adorare il loro dio imperatore, ma da quando Leng si è separata dall'impero d'oro, l'isola è governata da una dea imperatrice, che per mantenere la pace tra i due popoli che abitano l'isola tradizionalmente prende in sposi due mariti, uno originario di Leng e uno di Yiti. Sui confini nordorientali di Yiti, tra le montagne del mattino e il mare sanguinante dalle caratteristiche acque rosse, si trovano i misteriosi cinque forti, cinque fortezze gigantesche con mura addirittura più alte della barriera. Queste mura sono di pietra nera fusa, simile a quella utilizzata dai Valiriani, ma i cinque forti sono più antichi della libera fortezza di Valiria e anche più antichi dell'impero d'oro di Yiti, quindi la loro costruzione rimane un mistero. Ma c'è chi crede che siano risalenti al grande impero dell'Alba, che secondo le leggende dominava sulle terre a est delle ossa prima ancora dell'impero di Yiti. A nord dei cinque forti c'è la terra degli Shrike, una pericolosa pianura che si dice essere abitata da mostruosi uomini lucertola. A nord di questa c'è la leggendaria città di Kdat, i cui abitanti dicono essere la città più antica al mondo. E ancora più a nord ci sono il deserto grigio e le sabbie cannibali, che come si intuisce dal nome sembrano essere abitate da cannibali. A nord di queste si trova il piccolo regno di Ngai, afflitto da frequenti attacchi da parte dei Jogos Nai, tanto che nel regno è rimasta una sola città abitata, la misteriosa Nefer, detta la città segreta. A est di Ngai, lungo la costa del mare dei Brividi, c'è Mossovi, una regione fredda e oscura, coperta di foreste. Poi a sud del deserto grigio abbiamo Bontown, che si dice essere una città fatta di ossa, il canyon chiamato Abisso Arido e altri luoghi leggendari come le città degli uomini senza sangue, il mare nascosto, la città degli uomini alati e Carcosa. E a sud di questi misteriosi luoghi ci sono le Terre delle Ombre dove si trova Shai, ma di questo parleremo in un prossimo video. Per essere sicuri di non perderlo, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e condividete. Valar Dohaeris.